Fabbrica di mais. Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci al secondo episodio di Chicche di mais. E oggi vediamo, nel primo episodio abbiamo visto come fare un semenzaio a casa. Oggi vedremo una operazione analoga, ma per quanto riguarda i legumi, ovvero come far germogliare i legumi prima di seminarli in un semenzaio oppure direttamente a terra nel proprio orto di casa. Allora, da cosa si parte? Innanzitutto i legumi che abbiamo sono fagioli nani, sono fatti così. Sono dei piccoli fagiolini. Come facciamo? Prima di tutto li mettiamo a mollo e li teniamo a mollo per qualche ora, per ad esempio 8 ore. In questo modo i fagioli cominceranno ad assorbire l'acqua. Una volta messi a mollo per un po' di ore, possiamo prenderli, sciacquarli e trasferirli all'interno di un recipiente come questo qua, trasparente. Allora basterà l'umidità all'interno del recipiente per far continuare ai fagioli il processo di germinazione. Li metteremo qua. Non c'è bisogno di utilizzare cotone o carta imbevuta d'acqua, non è necessario, è una cosa che si fa usualmente, ma non è necessario. Per evitare che si disperda l'umidità basta mettere un coperchio in questo modo e così i fagioli hanno tutto il necessario per germogliare, ovvero calore e l'umidità che rimane contenuta all'interno del recipiente. Dopo pochi giorni quello che troveremo è questa situazione qua. Quindi i fagioli hanno germogliato e sono pronti per essere seminati. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto e allora ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!